Va piglio bigliolo, attaccamoci una cima e camola a mare, cosa arriviamo a stagliare, che stiamo in un pupo e stiamo stupendando tutte. Isola delle Femmine, un luogo pieno di identità, un luogo dove il mare e la terra si sposano per dare valore al territorio. I pescatori sono custodi di antichi saperi che noi via via stiamo tentando di non perdere per poi raccontarli ai nostri ospiti, che speriamo essere sempre in numero maggiore negli anni successivi. Da bambino, all'età già di 10 anni, mio nonno mi portava a mare e lo devi avere nel sangue, altrimenti se non sei proprio la passione per il mare non puoi fare il pescatore. Con la rievocazione della passeggiata delle Lancitiede abbiamo incontrato pescatori, ascoltato le loro storie. Tutto questo è stato raccontato ai fruitori di questo spazio aperto nel mercato e nel porto di Isola. Abbiamo creato un mercato, tutti gli utenti hanno apprezzato e hanno potuto degustare quelli che sono i prodotti del mare. Un luogo mitico, non c'è volta in cui si fa una lezione sulla toponomastica che non si accenni al toponimo Isola delle Femmine. Nel pomeriggio abbiamo avviato un ragionamento sull'identità dei nostri luoghi, abbiamo analizzato in che modo questa memoria antica può essere ancora ripresa e raccolta. Lupisce ranne mancia chi d'unico, l'uomo tutti rui, ma chi vi dico? Sapete buono come va la zita, meglio la morte dopo che la mia vita. L'incontro di oggi è stato un incontro ricco perché c'è qualcosa dentro gli studi etnodialettali che riporta a galla un senso di identità necessaria. Serve anche una divulgazione, di modo che tutte le comunità si rafforzino. Lo spirito di Pescatore Festa è quello di riportare al centro un antico mestiere che è anche un ruolo identitario del siciliano. Noi siamo uomini di mare ed è bene che questa nostra antica tradizione venga quantomeno conservata e raccontata. Per un comune come quello nostro, aver scoperto Io compro siciliano e aver visto nascere nel corso di pochissimi giorni due iniziative così identitarie ci fa essere veramente orgogliosi e ci fa guardare il futuro con grande immaginazione. È un percorso che stiamo facendo insieme, dove mille idee si mescolano per cercare di sottolineare quello che è Isola delle Femmine, un'isola nell'isola dove c'è ancora tanto da raccontare. Ringraziamo l'assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, il Comune di Isola delle Femmine, il professore Ruffino e la professoressa Castiglione dell'Università di Palermo. Io compro siciliano promuove l'identità di un territorio, lo supporta e in una logica trasversale abbraccia più settori per promuovere il Made in Sicily.